Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto buon pomeriggio ai 54 contendenti di domani, da 18 regioni diverse d'Italia, che sono qui domani a contendersi il titolo per il passaporto per andare a Copenaghen, a luglio. Ma al di là del fatto che, come sempre nelle competizioni, c'è sempre uno che vince, gli altri non ce la fanno, però veramente vorrei sottolineare la rilevanza, l'importanza, la passione soprattutto con la quale tutti voi partecipate e avete partecipato. Noi speriamo di riuscire ad arrivare anche alle altre due regioni, la Val d'Aosta e la Basilicata, che ancora non fanno parte dell'Italia Unita, perché mancano queste due, va bene, tra di voi. Però la professoressa Marina ci ha detto, d'accordo, che probabilmente, giusto? Probabilmente la lettura ce la facciamo. Okay. Oggi pomeriggio, questo pomeriggio, e buongiorno naturalmente, buongiorno a tutti gli altri, questo è chiaro, oggi pomeriggio siete particolarmente fortunati. Se non altro, il viaggio a Brescia ha avuto un significato grandissimo, importantissimo, quello di poter conoscere dal vivo qui una persona che ha scritto una parte importante della storia della farmacologia del sistema nervoso, una persona che poi è particolarmente legata a Brescia, o meglio, Brescia è particolarmente legata a lui. È particolarmente legato perché vicino al professor Gianluigi Gessa, che ringraziamo di essere qui e lo facciamo con un applauso. Vicino a lui, alla sua sinistra, c'è il professor Pierfranco Spano, nostro professore emerito di farmacologia, suo allievo, e da quello che ho letto, perché poi sapete, mi mandano delle biografie che poi magari sono, però sono la scritta a lui, quindi io penso che sostanzialmente sia vero quello che ho letto. E cioè quando il professor Gessa a un certo momento è rientrato per la prima volta dagli Stati Uniti e a Cagliari ha fondato qualcosa che in realtà erano soltanto in tre, da quello che leggo, bene, uno di questi era Pierfranco Spano. Quindi noi ci sentiamo particolarmente legati a questo, non come Università di Brescia. Il professor Gessa può essere definito un neuropsicofarmacologo. E la sua vita da ricercatore, la sua vita lavorativa è trascorsa un po' primariamente, direi, tra l'Italia, e Cagliari in particolare, e gli Stati Uniti. E degli Stati Uniti in particolare, anche se è stato anche in altri posti, però direi soprattutto sono i soggiorni al National Institute of Health, che hanno segnato davvero la sua attività, ma soprattutto, ragazzi, ricordatevi, l'attività dell'ingegno. E per avere ingegno, beh, insomma, innanzitutto occorre una cosa fondamentale, la curiosità. La curiosità è un qualcosa che non si insegna, ma è un qualcosa che si impara, e si impara a diventare curiosi. Poi naturalmente c'è una parte fondamentale, che è quella dello studio, e quindi di essere studiosi. Allora, studioso e curioso è già una cosa molto importante, ma oltre a essere studiosi e curiosi, poi bisogna avere anche la capacità di riuscire a captare cose che magari altri non ci riescono. E questo dipende un po' da tante cose. Forse, se vogliamo, può anche dipendere dallo sviluppo che abbiamo avuto fin da quando eravamo
nell'utero materno, questa plasticità cerebrale di cui oggi noi sappiamo così tanto e che un tempo invece si sapeva così poco. E allora noi vogliamo innanzitutto dire che onoriamo la presenza di Gianluigi Cessa facendo vedere però questa diapositiva, che è la diapositiva in cui ricorda Camillo Golgi e Santiago Ramón y Cajal, che hanno condiviso il premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1906. E noi a Brescia nel 2006 abbiamo fatto grandi manifestazioni ricordando sostanzialmente perché l'unico merito vero di Brescia è stato quello che è nato il territorio bresciano. Se volessimo essere sinceri, l'anno in cui è nato era sotto Bergamo, poi dopo è diventato di Brescia, allora non abbiamo tenuto di Brescia, sapete come si fanno queste cose, un po' come la squadra dei calci. E allora, ma Golgi ha rappresentato veramente un qualcosa di formidabile, incredibile, nel campo delle neuroscienze. E a noi fa piacere ricordarlo, anche perché il professor Cessa è stato insignito anche del premio Golgi, da parte dell'Accademia dei Lincei, è vero, era scritto, io ci credo per quello scritto. L'Accademia dei Lincei, esatto. Il professor Cessa poi ha avuto una grande fortuna, se vogliamo, ma in tutto anche a voler andare al di là dell'oceano, a NIH, come visiting scientist nel 1960 nel laboratorio di chemical pharmacology, che era diretto appunto. Anche questo, guarda, lui ti guarda, era lui è quello a sinistra. E lì lì ha incontrato una persona straordinaria sicuramente, Bernard Brody, il quale era straordinario perché in realtà aveva fatto conoscere una cosa pur essa fantastica, la possibilità davvero di in qualche modo di misurare un modo di misurare il neurotrasmettitore, il primo neurotrasmettitore, e aveva questi studi sulla in realtà sulla reserpina, sono stati degli studi fondamentali perché aveva scoperto che la reserpina era capace di azzerare la serotonina. E pensate, queste prime cose, noi stiamo parlando degli anni 50 e poi degli anni 60 quando lui è arrivato là in questo laboratorio dove c'era anche Carlson, e insomma da lì sono nate tutta una serie di scoperte incredibili, compresa quella della dopamina, che davvero hanno rivoluzionato il pensiero, soprattutto la conoscenza, e quindi il pensiero da questo punto di vista. È interessante, sarebbe interessantissimo riuscire a sapere tutte queste cose, e lui adesso ce le racconterà un po', perché non voglio raccontarle io, lui le deve raccontare. Però io ho voluto sottolineare questo aspetto. Certo che una domanda che farò sicuramente a Gianluigi Cessa è come uno scienziato così importante, come una persona così seria, così integerna, è arrivato a un certo momento ad avere, non dico la prima pagina perché non è vero, ma comunque di Playboy. Playboy Magazine, per voi ragazzi, forse sapete, Playboy ormai è diventata una roba così, ma per noi, della nostra generazione, Playboy rappresentava veramente qualcosa di molto importante, no? Hefner è stato per noi, sono un caposcuola. E questo te lo spiegherai, d'accordo? Come mai sei finito su Playboy? Bene, il professor Cessa,
soprattutto ha diretto il centro CNR di studi di neurofarmacologia di Cagliari, ha diretto i servizi di tossicodipendenze di Cagliari, è stato l'editor in chief di medicina delle tossicodipendenze di Italian Journal of Addictions, e poi ha tante altre cose. Sa tutto di delle tossicodipendenze. L'alcolismo è un'altra delle cose che possiamo sicuramente chiedergli. Le droghe. Io penso che abbiamo con noi, non me ne voglia, una miniera da scavare. E questo è quello che noi oggi vorremmo fare con lui questo pomeriggio. Ma prima di fare questo, io non posso non dare brevemente la parola a Pierfranco Spano. Perché Pierfranco, non l'abbiamo detto, primo allievo, vero, che ha portato poi la fiaccola delle scoperte, di avanzamenti poi che ci sono stati, di questi studi, si era portati qui, qui da noi, a Brescia. E questo lo dico per i bresciani che sono qua. Troppe volte non ci rendiamo conto qui a Brescia di chi abbiamo, di cosa facciamo e di quanto siamo conosciuti. E credo che questo bisognerebbe qualche volta pensarlo, e bisognerebbe essere qualche volta un po' più carini e più simpatici con noi stessi rispetto a quello che era il dato generale. E questo lo dico alla parte sinistra, qui, non sinistra inteso naturalmente buia, va bene, del nostro terreno. Quindi grazie Luigi, e poi adesso tra poco ti sottoporrai alla mia serie di domande, ma prima di questo do la parola a Pierfranco. Prego Pierfranco. Magnifico lettore, olimpionici, è professoressa Pizzi che è l'artefice di questo evento, io è con profonda emozione che prendo la parola, perché sono arrivato da Cagliari a Brescia nel 1983, era stata appena fondata la facoltà di medicina, e sono stato il portavoce di quello che è stato il mio primo e considero più grande maestro che ho avuto nella mia vita. E questo significa che cosa? Venire in terra bresciana, dove c'è il mito che sia nato Golgi, che è il padre fondatore delle neuroscienze, è qualcosa che impregna di utilità. C'è un corollario vicino a Golgi, altrettanto grande personaggio, che ha scritto due opere che io raccomando all'attenzione degli olimpionici. Una è la sua autobiografia, e mi auguro che Gianluigi, detto dagli amici Ghighi, perché questo dovete sapere, Ghighi Gessa, possa emulare e scrivere anche lui una ricollezione dei fatti della propria carriera, perché è piena di aneddoti e di cose stupefacenti. La seconda opera di Cavalli che volevo segnalarvi è un manuale che lui scrive di consigli per i giovani, soprattutto per i giovani ricercatori. Credo che, come si suol dire, sia un must, cioè un dovere, leggere queste opere. Io poi, parlando del maestro, non posso non ricordare quello che è avvenuto nel 2000, cioè lui che è stato fondatore della neuropsicofarmacologia in Italia, portabandiera del laboratorio che brillava nel mondo di Brodi, come ha ricordato il magnifico lettore, ha fondato la Società Italiana di Psichiatria Biologica, di cui è stato presidente, ha fondato la Società Italiana per le Tossicomanie, ha fondato la Società Italiana di Neuroscienze e anche altre cose
importanti. E la società anche italiana di neuropsicofarmacologia nell'anno 2000 dedica il suo 22° congresso al celebrare in vita, caso di unico Carrano, un grande ricercatore che è il professor Gessi. Un tributo a Gianluigi Gessa. Infatti ci sono una serie di aneddoti su questo, quando lui dice, ma dice, io l'ho visto l'altro giorno, perché lo stanno celebrando? Lo stava benissimo, insomma, queste erano le voci che giravano e così via. Ma in questo contesto, diciamo, va ricordato anche un altro personaggio, a noi molto caro, che è stato il mio secondo maestro, e si chiamava Erminio Costa. Erminio Costa era un sardo, anche lui aveva deciso di emigrare negli Stati Uniti e ha fatto negli Stati Uniti uno dei primi al mondo che ha misurato la serotonina nel cervello, se non mi ricordo, con metodi ancora un pochettino primordiali. Ed Erminio Costa è stato quello che aveva suggerito a Brodi di reclutare il professor Gianluigi Gessa presso il suo laboratorio. E Costa scrive in un editoriale che di Alentani illustri, poi chiudo dopo questo piccolo aneddoto. Scrive, il laboratorio di Brodi è stata una vera fucina di intelletti, un luogo dove si sono raccolte, anche in tempi diversi tra loro, persone che dopo essere stati suoi allievi hanno a loro volta formato scuole in America e nel mondo. Tra i molti allievi che hanno dato importanti contributi nel campo della farmacologia e della neuropsicofarmacologia, ci sono ad esempio Julius Axelrod, premio Nobel per la medicina, Artie Carlson, altro premio Nobel allievo di Brodi, John Barnes, Al Shore, Sidney Udelfriend e Gianluigi, tra parentesi, Ghighi per gli amici, Gessa. Scrive Costa, quando accettai l'offerta di Brodi di unirmi al suo laboratorio, mi fu concesso, come parte dell'accordo, di portare con me un giovane ricercatore. La mia scelta accadde su Ghighi Gessa, che era subentrato nel ruolo che avevo lasciato libero all'Istituto di Farmacologia a Cagliari nel 1946. Brodi non era facile ad entusiasmarsi per un nuovo membro del laboratorio. Richiedeva anzi diverse testimonianze dirette della sua intelligenza e qualità intellettuale. Un giorno, e concludo, circa 6 mesi dopo l'arrivo del dottor Gessa, Brodi mi chiamò nel suo e mi disse, Mimmo, perché accade che ci chiamiamo tutti con dei diminutivi di nome, quindi Costa, Erminio Costa viene chiamato Mimmo, Gianluigi Gessa Ghighi, io non dico, dice Mimmo, quel ragazzo che hai portato con te dalla Sardegna è un genio. Queste sono le parole di Brodi. E non resistendo alla tentazione per lui naturale di creare sempre competizione tra i suoi allievi, aggiunse, forse, Gessa, è anche meglio di te. Io devo ricordare, perché quando ho detto che sarebbe stato qui il professor Gessa per onorare e sostenere questa fantastica iniziativa, a me sono venuti in mente i versi del primo canto dell'inferno, ma non sono versi che spaventano, e quando Dante si rende conto che l'ombra che gli compare di fronte è il suo proprio maestro, e a questo punto scaturisce con gran sincerità dall'animo di Dante, dice, tu sei lo mio maestro e il mio autore. Tu sei solo colui da cui tolsi lo bello stile
che mi fece onore, che mi ha fatto onore. Grazie di questo. Allora, le cose adesso funzionano così. Adesso facciamo fare al professor Gessa una presentazione e poi gli possiamo fare un po' di domande, perché vorrei davvero tirare fuori da lui una serie di insegnamenti per voi, che vi serviranno sicuramente nella vita. Allora, ovviamente mi deluderò dopo tutta questa storia. Intanto, prima di iniziare, vorrei farvi anche un breve incoraggiamento. Chiunque di voi, dopo le Olimpiadi, voglia fare neuroscienze oppure ricerca scientifica, sappia che quello è il mestiere più bello del mondo, nel senso che è l'unico mestiere nel quale si può dire grazie a Dio è lunedì. Pensate, anche i bambini dicono lo stesso, ma non è la stessa cosa. Allora, io adesso brevemente vi faccio qualche ricordo, tipo a Marcord. Cosa ho fatto? Primo lavoro che ho fatto a Cagliari prima di partire negli Stati Uniti, lavoravo su un fenomeno interessante, però qualcuno di voi mi dirà un po' strano. Lavoravo sullo sbadiglio. Perché? Perché sbadigliano gli uomini, ovviamente, sbadigliano per noia, per sonno, per fame, sbadigliano anche gli animali. E io non solo sbadigliano, ma si stirano anche. Quindi lavoravamo su cani praticamente della strada, diciamo, e studiavamo un ormone che si chiama melanofilo stimolante, che produce appunto stiramenti e sbadigli negli animali, in tutti gli animali e anche nell'uomo. Io mi ricordo il primo lavoro che avevamo fatto su questo argomento, l'avevamo mandato col mio maestro, perché ognuno ha maestri di maestri, io col mio maestro William Ferrari l'avevamo mandato a Nature, e Nature rispose che andava bene, però why don't you feed those dogs better? E vuol dire, ma perché non li nutri meglio questi cani che sono magri e affamati? Lavoravamo sullo sbadiglio, lo stiramento e tutte le specie animali, inclusa la scimmia. Finisco subito, poi passo alla parte più seriosa. Quando sono andato negli Stati Uniti a lavorare con Brody, ecco, avevamo scoperto una cosa di grande interesse per gli animali e per molti maschi. Il fenomeno qual era? Un farmaco che inibisce la sintesi della serotonina e scatena questo comportamento che vedete, o che vedete qui, o che vedete qui. Ecco, questo interessantissimo spunto, purtroppo per molti maschi che mi chiedevano aiuto, non si può somministrare, perché la serotonina già da allora non controllava soltanto il comportamento sessuale, ma anche il sonno, l'appetito e così via. Quindi a volte era troppo caro sottoporsi a questo farmaco per gli effetti collaterali. Ricordo che questo lavoro, oltre che su Science, era finito su Playboy Magazine. Finalmente, sto finendo questa parte, finalmente poi tornato negli Stati Uniti, sempre a quei tempi, ero ancora molto giovane, molto interessato a questi aspetti di, potremmo chiamarli, di porno farmacologia. Ecco, finalmente abbiamo studiato l'erezione peliena negli animali con un ormone che oggi si
stanno anche applicando in clinica, che produce nel maschio erezione peniena, l'ossitocina. Questo tema l'ho dato come testimone al mio allievo Antonio Giolas, che oggi è un esperto penologo, se si può dire così. Allora, adesso che ho parlato della mia preistoria, parlerò anche in questa conversazione del tema che mi è stato chiesto, e cioè praticamente le molecole o i neurotrasmettitori delle emozioni. E comincio ricordando che alla fine dell'Ottocento era stata purificata e isolata la cocaina, e Sigmund Freud, che vedete qui, giovane Sigmund Freud, si era appena laureato in medicina e faceva il farmacologo, ed è il primo europeo che ha studiato la cocaina, come i farmacologi di quel tempo avevano anche la curiosità di sapere che cosa fa dal punto di vista soggettivo. Ne assunse in quantità adeguata, ne somministrò alla fidanzata che vedete qui, che è Martha Bernays, e finalmente anche a molti amici, credo che l'abbiano anche sospeso dall'ordine dei medici. Però lui ha studiato la cocaina e ha fatto un'osservazione nel suo lavoro Ibercoca, questo lavoro dove c'è il primo lavoro sugli effetti della cocaina, non delle foglie di coca, degli effetti della cocaina, prendevano per via orale o sottocutanea, raramente per via nasale. Allora si sniffava il tabacco, ma non la cocaina, non era ancora di moda a quei tempi. Allora, in questo lavoro fece un'osservazione straordinaria che qui io ripeto, cioè la leggo: per quanto sorprendente possa essere l'effetto della ingestione di coca, la mancanza assoluta di segni che consentano una differenziazione tra lo stato euforico così ottenuto e la normale euforia che si gode in condizioni di benessere, fa sì che spesso porti a sottovalutarlo. Ecco, questo lo dice anche in un'altra parte di questo lavoro: una sensazione esilarante e un'euforia durevole che non... La parte importante è che non presenta alcuna differenza da quella di un individuo normale. Qual è l'importanza di questo? Beh, una molecola che viene da fuori produce un'emozione che io provo quando sono fortunato, naturalmente. E a questo punto è possibile allora che le emozioni vengano prodotte da molecole? Questo è l'inizio appunto della conversazione che farò con voi, molto semplificando su problemi ultratecnici che forse voi non volete neanche sentire qui. E questo studiare come funziona la cocaina o altre droghe non solo ci permette di capire come mai una molecola che viene da fuori può produrre degli effetti che noi conosciamo già, nessun farmaco ci fa volare, noi non siamo codificati per volare, ma ci produce eventualmente delle cose che già facciamo. Ci permette anche lo studio della cocaina e delle altre droghe di capire perché le droghe poi sono così seducenti e stregano chi ne fa uso, nel senso che le persone che le sperimentano hanno quasi tutte ineluttabile voglia di ripetere l'esperienza. Questa voglia diventa così impellente che finalmente viene soddisfatta anche a costi molto alti, a costi di altri interessi di qualsiasi natura, cioè quella che in inglese chiamano addiction, che vuol dire proprio schiavitù. Allora, la schiavitù, se noi allora studiamo perché la cocaina, perché le altre droghe producono i loro effetti, avremo anche la possibilità di scoprire perché
le droghe producono, con quale meccanismo producono queste cose, e lo producono anche delle droghe immateriali, per esempio il gioco d'azzardo, per esempio lo sport estremo, per esempio addirittura oggi il computer diventa per qualcuno così attraente, soprattutto per i bambini che lo usino, che addirittura li rende veramente addicted a questo. Allora, che cosa io devo... i miei due eroi sono un po' diversi da quelli di prima, ma sono gli stessi. Allora, quando Freud si poneva quelle domande, il cervello era disabitato. In pratica il cervello non aveva i neuroni. I neuroni li hanno scoperti, come voi sapete, alla fine, praticamente alla fine dell'Ottocento, e il primo a scoprirli fu appunto un gigante chiamato Camillo Golgi. Io sono più della scuola di Santiago Ramón y Cajal, lo spagnolo, che aveva 10 anni di meno di Golgi, perché tutti e due videro la stessa cosa. Golgi scoprì il metodo per vedere i neuroni, Cajal seppe leggerli con l'occhio della mente, un occhio straordinario. Adesso, ma forse lo sapete già, allora il primo dei due, con un metodo, il metodo che ormai è classico, l'impregnazione argentica, vide nella sua fettina di cervello che non c'erano palline, erano le cellule, ma c'erano un'arborescenza straordinaria di cellule che con le loro ramificazioni costituivano la rete mirabile, mirabile per lo scopritore, mirabile per tutti. E più o meno questo. Secondo gli occhi e la mente di Golgi, questi neuroni costituivano una rete di continuità, cioè i neuroni non comunicano tra loro con la sinapsi, ma praticamente hanno una comunicazione di continuità. Cajal vide ciò che Golgi non vide e si rifiutò di vedere. Anche qui bisogna ricordare che Golgi era così naturalmente interessato alla sua scoperta della rete mirabile che non accettava l'alternativa di Cajal. Cajal dice: sì, saranno molti, tu vedrai una rete che è assolutamente mirabile e così intricata, ma ogni neurone si avvicina all'altro con le sue ramificazioni, ma non lo tocca. E la sinapsi è la cosa più importante del cervello degli animali e degli uomini. Senza sinapsi, senza questo contatto, o meglio, senza questo intervallo, i neuroni non avrebbero individualità. Ci sarebbe, se ci fosse stata la rete mirabile, un cortocircuito nel nostro cervello. Nelle sinapsi, in questo brevissimo intervallo tra una terminazione e dendrita oppure un corpo cellulare, lì avvengono le cose più straordinarie. Lì è nata la nona sinfonia di Beethoven, però possono essere nati anche pensieri meno nobili, forse anche qualche pensiero di qualche politico, ma anche cose anche più intime. Insomma, praticamente nelle sinapsi avvengono tutto quello, le emozioni, le passioni, i movimenti e così via. Bene, ecco, questo è uno schema naturalmente che tutti gli olimpionici conoscono. La sinapsi è quell'intervallo che, come ho detto, Golgi era assolutamente contrario. Io ricordo che quando mi hanno dato il premio Nobel, il Cajal arrivò a Stoccolma prima di Golgi, lo attese alla stazione, Golgi scese dal treno, gli tese la mano, Cajal tese la mano a Golgi e Golgi si rifiutò di dargli perché aveva usato
aveva osato mettere in dubbio la rete mirabile. Ma la rete mirabile, Cajal la vide con uno straordinario, con la sua luce del suo cervello, né più né meno come Aristarco, adesso stiamo esagerando, ma come Aristarco e Copernico, questo lo scrive Galileo, di Aristarco e Copernico. Aristarco, come voi sapete, nato 300 anni prima di Cristo, forse anche prima, ed era il primo che ha messo in dubbio la teoria della Terra, che tutto gira attorno alla Terra, ed è stato non condannato, perché allora erano anche abbastanza benevoli, è stato sgridato perché peccava di impietà. E se è vero che tutto va come dici tu, la povera, per esempio, l'aurora che si deve svegliare la mattina per aprire il cielo e così via, cominci tu a turbare il sonno di un sacco di dei che avevano le loro collocazioni e già tutto la loro vita, il loro tram tram. Invece Copernico, come voi sapete, venuto più tardi, è stato tra l'altro sopravvissuto anche a tutte le condanne. Bene, questa con l'intelligenza Cajal ha visto quello che non avrebbe potuto vedere. La sinapsi vera, quella, è stato necessario aspettare quasi 70 anni, ci è voluto il microscopio elettronico per poterla vedere, e la vista, per esempio, quello che avete visto prima, e cioè questo rumeno, Gheorghe Emil Palabe, il quale ha avuto il premio Nobel per gli studi sulla microscopia elettronica. Ha visto queste terminazioni cariche di vescicola. Perché vescicola? Anche qui un altro problema che voi conoscete: la trasmissione nel cervello per un sacco di anni era una trasmissione di tipo elettrico. E anche qui era l'influenza immensa di Volta, Galvani, e pertanto si doveva pensare come una comunicazione elettrica tra le cellule del sistema nervoso. E una comunicazione elettrica è un po' meglio del silenzio della rete mirabile, ma altrettanto noiosa. Un neurone, in quel caso, può dire sì oppure no, oppure non dico, ecco, perché non c'è varietà. E invece, e qui finalmente parliamo un po' dei neurotrasmettitori, allora, invece i neuroni parlano tra di loro attraverso molecole. Quella molecola, parlano con la cocaina, non la cocaina, ma la sorella della cocaina, che è nel nostro cervello. Parlano con la marijuana, con la marijuana, ma con le anandamide o le anandamidi e così via. In pratica i neuroni parlano tra di loro con molecole di cui le cellule, di cui le droghe sono, potremmo definire, una protesi funzionale. Cioè, in pratica, le droghe sostituiscono nei loro effetti le droghe che abbiamo nel cervello. Il nostro cervello noi potremmo considerarci come una farmacia ambulante, oppure degli spacciatori, perché ne abbiamo tutte le droghe, quelle che conosciamo, ma forse anche le altre, perché non c'è molta fantasia. Poi vedremo che le droghe alla fine sono 5 e rimangono quelle, le altre sono solo imitazioni di quelle. Allora, i neuroni parlano con delle molecole. Vabbè, questo è stato, tanto quelli che sono i campioni olimpioni ci sanno tutto, chi il primo che ha scoperto che i neuroni parlano con delle molecole è stato Otto Leibniz, che ha preso il premio Nobel nel, mi pare, 1925, e dopo un giorno è stato anche cacciato dalla Germania.
perché Otto Levi, Levi è un nome che ricordava a qualche altro che era un ebreo, e come ebreo l'hanno cacciato. Lui tutto così ha trovato a finire degli Stati Uniti, e lui ha scoperto la trasmissione chimica nel cuore di rana. Voi pensate, è un organo periferico che parla, il nervo parla col cuore attraverso la cetilcolina e attraverso la noradrenalina, forse anche qualche altro peptide, però allora erano questi due, e l'ha scoperto con degli esperimenti di una semplicità straordinaria. Oggi allora è un po' più difficile, ma questi non ve li dico. Allora, finalmente il cervello, ci sono anche nel cervello le molecole di cui si chiedeva Freud, ci sono anche nel cervello, bene, le molecole, le monoamine cosiddette, sono state scoperte attraverso anche qui un metodo straordinario di identificazione, qui non più il metodo di Golgi, ma un metodo della cosiddetta fluorescenza, semplificando le molecole come la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, quando vengono in qualche modo attivate o copulate con la formaldeide, emettono una fluorescenza straordinaria, una luce praticamente, una luce che può essere giallastra per la serotonina, azzurra per la noradrenalina e così via. E i primi a vedere questo sono gli svedesi Hillard e Folk, o meglio Folk e Hillard, Folk era il maestro e Hillard era l'allievo, hanno praticamente visto quei neuroni bui, neri, che avete visto prima, illuminarsi. E questa illuminazione erano le molecole che ci sono dentro e sono quelle che i neuroni usano. Tra quelle che i neuroni usano, o che usavano allora, adesso sono diventati molto di più. E pensate, questo Ben Falk, con un po' di presunzione, ma forse autoironia, e dice: io, Ben Falk, posso con chiara coscienza dichiarare che io sono il primo nel mondo ad aver visto la dopamina nelle cellule nervose del cervello, e questa è la prima prova che la dopamina è un neurotrasmettitore. Insomma, un'affermazione del genere è abbastanza, direi, non arrogante, perché credo che sia anche un po' autoironica. A studiare poi tutto quello che ha visto Falk e Hillard, sono stati prevalentemente, ai miei tempi, anche Cicci, come diceva, questi due erano, uno si chiamava Kill Fuchs, il maschio, e Annika Dahlström, la donna. E questi, tra l'altro, avevano tante caratteristiche, una di queste erano la coppia più bella del mondo. Erano, questa fotografia che vedete qui è fatta, che sono anche relativamente anziani, ma erano giovanissimi. Ricordo, tra l'altro, che quando parlava Annika Dahlström una volta in un convegno a Milano, ecco, il chairman disse: basta con le diapositive. Ma quella invece, con le sue bellissime fotografie di neuroni, continuava. Allora lui disse: cioè, beh, tanto nessuno sta guardando le mie diapositive. E questi due hanno studiato i neuroni dopaminergici, serotoninergici, hanno fatto praticamente la mappa. Tutto quello che noi sappiamo delle ramificazioni nel cervello, quasi tutto, l'hanno praticamente iniziato loro. Ecco, come si vede, per esempio, questi sono neuroni dopaminergici. Allora, e fin qui allora abbiamo detto, i neuroni hanno molecole, le molecole esogene producono degli effetti
simili a quelli che noi già conosciamo. La logica di questo sillogismo è: ma allora, quando studiamo le molecole esogene, noi potremo in pratica decodificare i meccanismi delle molecole endogene e quindi comprendere anche i meccanismi di emozioni, di sentimenti, di comportamenti. Cioè, in pratica, l'uso delle molecole, delle droghe, l'uso delle droghe è dove? Negli animali di laboratorio. Perché fortunatamente gli animali non sono saggi come vorrebbero quelli della LAV, che dicono, ma lo dicono in maniera piuttosto forte e pericolosa. Loro dicono: gli animali non bevono, non fumano, non si drogano. La LAV dice: ricerche prive di fondamento, basta agli esperimenti sugli animali. E addirittura, siccome occupano spazi anche i giornali relativamente autorevoli, Corriere della Sera, Repubblica, eccetera, eccetera, e dicono queste cose e influenzano qualche politico per proibire la ricerca sugli animali. Noi pensiamo, noi che con gli animali lavoriamo da almeno da 50 anni, io so che gli animali fanno varie cose che non sono quelle che dicono quelli. Fortunatamente si drogano come il mio, anzi ve lo leggo qui. Abraham Goldstein, chi è? È quello che ha scoperto le endorfine. Bene, lui dice: ogni droga, ed è vero, ogni droga usata dall'uomo che produce dipendenza viene anche autosomministrata dai ratti e dalle scimmie. Un ratto che diventa dipendente dall'eroina non si sta ribellando contro la società, non è vittima di una condizione socio-economica, non è il prodotto di una famiglia malandata, non è un criminale. Il comportamento del ratto è semplicemente controllato dall'azione dell'eroina nel cervello. Oddio, gli altri aspetti sono importanti nell'iniziazione, ma quando uno in pratica ha conosciuto queste droghe, le ha conosciute in maniera ravvicinata più volte, allora è la droga che comanda, e anche questa è una cosa importante, e ce lo dicono gli animali. Ma quest'idea che gli animali non si debbano utilizzare nelle sperimentazioni non è, è antica. Soltanto Cartesio, nonostante la sua intelligenza ovviamente, aveva dei dubbi, ma dei dubbi morali. E lui dice: dopo le prove di coloro che negano Dio, non ce n'è altro che allontani di più gli spiriti deboli dal retto cammino della virtù, dell'immaginare che l'anima delle bestie sia della stessa natura della nostra. Ecco, e noi, fortunatamente, i ricercatori non si sono lasciati scoraggiare da questo anatema e firmare se facciamo più gli studi. Uno di quelli più recentemente ha avuto il premio Nobel e che più di tutti si è allontanato dal cervello dell'uomo per capirlo è appunto Eric Kandel. Una volta mi disse: ma come fai tu a studiare il cervello di un ratto? È così complicato, lo sai che ci sono 109, quanti sono? Un miliardo o forse più di neuroni. Invece io studio le memorie nel cervello di una lumaca, la Plisia, la famosa Plisia, la lumaca californica, e ne ha soltanto 80.000 neuroni. Ma perché? Perché con 80.000 neuroni io posso finalmente capire il perché dei processi cognitivi. Pensate, e Kandel, l'esperimento che lo ha portato al premio Nobel è anche abbastanza semplice. Lui nel laboratorio stimola la Plisia con un elettrodo e la Plisia giustamente retrae il sifone.
lo fa più volte, finalmente entra in laboratorio, la fisia appena lo vede, retrae il sifone. Allora dice, ma come? La fisia mi riconosce. Evidentemente dentro questi 80 neuroni c'è anche una connessione glutamatergica che dice quel nazista di Candè che viene a stimolare. Quello che Candè ha visto nel cervello della figlia, quello che ha visto nel cervello della fisia, il meccanismo, è uguale a quello che succede a per esempio a Proust, che ricorda i tempi antichi e il profumo di Madeleine, non so. Il meccanismo è lo stesso, è soltanto un po' più complicato. Bene, adesso cercherò di spiegare un pochino, parliamo di droghe, come le droghe sono state importanti, ci abbiamo detto, gli animali si drogano, gli animali sono utili, adesso diciamo, le droghe negli animali possono svelarci delle cose importanti, però un po' più rapidamente. Allora, intanto le droghe non sono tante, le droghe, quelle vere, quelle gli originali sono 5, le top 5 le chiamano, cioè queste 5 droghe sono con l'uomo dall'origine, anche prima dell'uomo, anzi ci sono dei grati, vabbè di quello non ne parlo, grati che si drogavano 5 milioni di anni prima dell'uomo. Queste le droghe sono l'alcol, ricordate, Noè fu il primo alcolista della storia, se avendone soverchiamente bevuto si addormentò in malonesta positura, cioè si è sbronzato, i figli lo derisero, come voi forse sapete, e Dio giustamente unì i figli, non Noè, perché non si trattano così gli alcolisti. Forse aveva anche la preoccupazione di essere lui lo spacciatore. L'altra droga, la cocaina, dalle foglie di coca. Anche oggi le usano, ma le usavano, le hanno trovate, per esempio, statuette preistoriche e così via. La terza, dall'artice di papavero, dall'artice della capsula del papavero, e naturalmente la morfina, non l'eroina. L'eroina l'ha fatta l'uomo per farla entrare meglio nel cervello, che, come forse voi sapete, usata non per secoli prima di Cristo, l'aveva usata, che, come si chiamava, la moglie di Ulisse, Penelope, la quale aspettando Ulisse che doveva arrivare, ecco, ha fatto una grande festa, Ulisse ci ha pensato bene e non è arrivato, e allora lei si è attenuato il suo dolore con questo nepente, che appunto è praticamente la morfina. Ecco, questa è la... Qui hanno trovato derivati della cannabis utilizzando nei capelli o nei peli delle mummie, hanno trovato che sì, praticamente nei capelli ci sono residui di un uso di cannabinoidi, cioè la nicotina è l'ultima, quindi sono queste 5 droghe. Questo brevissimamente dico questo. Questi due, anche qui erano giovanissimi, hanno scoperto per la prima volta nel cervello i recettori della morfina. Recettori vuol dire quella serratura dove entrano le droghe. La serratura della morfina nasceva come
ricerca, se è vero che la morfina produce queste cose, lo dovrà fare sostituendo una molecola endogena, eccetera, eccetera. Se, però se lo fa in questo modo, nel cervello ci devono essere le serrature o i recettori dove la morfina deve praticamente inserirsi o interagire. Usando una morfina o un derivato della morfina molto radioattivo, questi due hanno scoperto che la morfina va a localizzarsi nel cervello in aree importanti per quelle funzioni che la morfina in qualche modo controlla, cioè il dolore, soprattutto attraverso, per esempio, attorno all'acquedotto di Sili. Questi hanno scoperto questo qua. Avrebbe avuto il premio Nobel se non fosse per la sua assistente chiamata Candice Bert. Questa prendeva la tesi di laurea con lui, o di PhD, e ha detto: se lo date a lui dovete darlo anche a me, perché la tesi l'ho fatta io. A questo punto in America le donne hanno un grande potere e hanno deciso di non darlo a nessuno dei due, Candice Bert e lui. Prima di naturalmente, qui invece, non giovane ma un vecchio, Hans Kosterlitz ad Aberdeen, piccolissimo laboratorio di farmacologia, un mese dopo che quelli là avevano pubblicato i recettori della morfina, lui ha detto: se ci sono i recettori ci deve essere anche la morfina. Per farla breve, le enkefaline. Enkefaline, contrariamente a quello che pensavano, non erano piccole molecole, un po' lunghe, 5 aminoacidi. Abraham Goldstein, subito dopo, negli Stati Uniti, ha trovato la beta-endorfina, una molecola di lunga. Quindi abbiamo molte morfine nel cervello. Bene. Allora, con queste 5 droghe, abbiamo, in pratica, sono state utilizzate per capire il perché di cose importanti: il desiderio, il piacere e la memoria di ciò che ci ha provocato desiderio e piacere, cioè più o meno queste tre parti. Il ratto, che vedete qui rappresentato schematicamente, come avete già sentito, premendo una leva ha la possibilità di iniettarsi qualcosa in vena. Se quel qualcosa in vena è una delle 5 droghe, o meglio 4, perché l'alcol preferiscono berlo gli animali, giustamente, se una di quelle 4, l'animale che preme la leva ci prova a gusto e continua a farlo. E continua a farlo fino a diventarne dipendente. Cioè significa che a un certo punto, se messo a scegliere premi la leva e ti diamo dello zucchero, o premi la leva e ti diamo cocaina, a un certo punto preme la leva per la cocaina. All'inizio non l'avrebbe mai fatto. Questo lo fa anche la scimmia. Andiamo. Ecco, per quanto riguarda l'alcol, anche gli animali bevono alcol, ma non tutti bevono alcol, i figli di genitori preferenti l'alcol, cioè in pratica si tramandano il piacere dell'alcol da padre in figlio, da madre in figlio e così via. Cioè, per studiare gli effetti dell'alcol abbiamo necessità di selezionare animali cosiddetti bevitori. Il nostro laboratorio, ne abbiamo questa linea che ormai è diventata anche internazionalmente conosciuta, e si chiamano Sardinian Ethanol Preferred Rats, che vuol dire ratti sardi che preferiscono l'alcol. Non è che preferiscono il vino sardo, preferiscono l'alcol. E allora, cosa fanno questi neuroni? Queste droghe, tutte le droghe, a cominciare dalla cocaina, ma quelle 5 che vi ho detto,
hanno in comune la capacità di attivare la funzione di neuroni dopaminergici, che cioè usano la dopamina come neurotrasmettitore, ma di una famiglia di questi neuroni che origina nel mesencefalo, in una zona chiamata ventral tegmental area, area ventrotegmentale, ed innervano questi tre principali aree. Innervano il nucleo accumbens, innervano l'amigdala e innervano la corteccia prefrontale. Tutte le droghe su questi neuroni hanno questa magica capacità di attivarli come se fossero una frusta e li fa andare. Per darvi anche un'idea in pratica come agiscono, per esempio la cocaina cosa fa? La cocaina, se viene autosomministrata, attiva l'attività elettrica di questi neuroni che sparano di più, ma un'attività ancora più importante impedisce ai neuroni di recuperare la droga che eliminano, cioè la dopamina. E la dopamina rimane ad accumularsi in quella famosa sinapsi, quella che Golgi non vedeva. Lì si accumula la dopamina. Dove? In aree importanti. Le aree sono il nucleo accumbens, cioè sono aree appartenenti al cosiddetto sistema limbico. È un sistema limbico che non è lì, ma tra l'altro è antichissimo, è nell'uomo, nell'animale, praticamente è un sistema importantissimo perché è un sistema che è filogeneticamente antico, che presiede alle emozioni connesse a funzioni importanti per la sopravvivenza. Per sopravvivere bisogna fare tre cose nell'animale, perlomeno. Bisogna mangiare, bisogna accoppiarsi e bisogna uccidere chi si oppone naturalmente a che io in qualche modo sopravviva. Questi tre istinti nell'animale sono importanti, nell'uomo sono diventati molto più complicati. Uccidere non si uccide più con le armi, con i denti, ma con le parole, in pratica uccidere oggi vuol dire vincere, vuol dire in qualche modo avere successo e così via. Però questi tre, le emozioni legate a questi comportamenti sono desiderare. Prima di tutto stai attento, devi prestare attenzione. Sempre la dopamina è come una specie di lampadina, dice stai attento. Poi desidera, se naturalmente lo stimolo è appetibile, ecco, consuma e hai il piacere, godi nel farlo e finalmente, l'ultimo, ricordati come ci sei riuscito perché lo devi rifare. Ecco, questo è praticamente il ruolo della dopamina, naturalmente un ruolo che poi noi non riconosciamo facilmente, e le droghe praticamente si sostituiscono a quel neurotrasmettitore endogeno che viene liberato dagli stimoli naturali, cioè quel cibo, sesso, il nemico, si sostituiscono a quelli producendo dentro la stessa emozione. Per cui quell'ultima parte, ricordati come farlo, è la parte che è alla base della dipendenza. L'animale, e anche l'uomo, dice io mi innamoro di chi mi ha dato questo piacere, e questo piacere me l'ha dato una siringa. Per il ratto questo piacere me l'ha dato quella leva, e io di quella leva sono innamorato. Il ratto su questa leva la preme con una forza e con un'intensità proporzionale al desiderio che ha, e noi lo misuriamo, cioè in pratica abbiamo il cosiddetto breakpoint. Quante volte un ratto vuoi prendere questa leva per ottenere quella droga, quello lui ci dice quanto è dipendente. Bene, queste cose, lo stimolo
Basta, adesso finisco veramente. Ecco, come misurare tutto questo che ho detto? E qui voi avrete, chi di voi farà le neuroscienze, chissà quali strumenti avrà una volta che sarete neuroscienziati. Noi per ora abbiamo strumenti abbastanza divertenti, cioè noi abbiamo delle cannule sottili come quella che vedete qui, dentro una zona del cervello, in questo caso potrebbe essere la corteccia prefrontale, il nucleo accumbens, oppure lo striato, scegliete voi, dipende dalle cose, e succhiamo praticamente ciò che esce dal neurone, così come faceva Otto Levi col cuore di rana. Solo noi lo facciamo con una zona estremamente più piccola in una zona del cervello. Questo è un modo, ma un altro modo potrebbe essere un altro modo di elettrofisiologi che sono più bravi di noi, invece mettono degli elettrodi vicino ai neuroni e ascoltano il loro pulsare, che significa l'attività elettrica. Oggi si fanno delle cose anche ancora più belle, cioè si mette dentro un neurone un gene che produce una sostanza che produce fluorescenza quando viene in qualche modo bombardata da una luce opportuna. E questi che fanno questi esperimenti, optogenetici si chiama, vedono i neuroni che si illuminano e illuminandosi aumenta la loro attività elettrica, cioè la luce li stimola. Allora qui, e poi basta. Rilascio per esempio, se noi diamo tutte quelle prove che vi ho detto, tutte quelle fanno rilasciare dopamina dalle terminazioni nervose dei neuroni meso limbico, meso corticolimbico, praticamente in quelle aree lì. Questi, l'animale che beve spontaneamente l'alcol, andiamo a misurare con quelle cannule la dopamina e vediamo che la dopamina esce da quelle aree. Questo è il meccanismo, come agisce, non ve lo faccio, oppure magari se qualcuno me lo chiede glielo dirò. Ma ecco, tutte le prove fanno questo che vi ho detto, le 5 e i derivati di quelle 5. Ma finalmente viene la domanda, sì, ma gli stimoli naturali fanno lo stesso o no? Cioè stiamo ribaltando ciò che diceva Freud. Ma visto che le droghe fanno questo, anche gli stimoli naturali fanno questo, noi stiamo studiando abbondantemente il cioccolato, perché per i ratti, così come per qualche donna, anche uomo, però il cioccolato è più seducente addirittura della cocaina, quando l'animale non ha finalmente l'addiction. E il cioccolato anche qui viene assunto dall'animale in maniera robusta e nel suo cervello si libera. Si libera la dopamina. Questo è l'alcol, sì, eccola questa montagna qua, che quando si avvicina al cioccolato, soprattutto nella fase appetitiva, si libera dopamina, uno stimolo naturale, appetito. Ma, e qui, anche il sesso è lo stesso, sì, questo ratto di destra, che io vedo a destra, questo maschio, sesso adulto, sessualmente vigoroso, di fronte a una femmina che è progettiva e recettiva, che significa progettiva vuol dire, o meglio, recettiva vuol dire che ci sta, diciamo, e progettiva lo fa capire, come il ratto lo fa capire, la femmina del ratto lo fa capire in un modo che l'uomo abbia tutto, muove le orecchie, e questo muovere le orecchie per il ratto maschio il massimo delle città. Allora, se il ratto vuole la femmina, deve premere la leva, la solita leva, non iota, quante volte vuol premere la leva per andare lì, e quello premere la leva. Bene, poi
arriva nell'alcol, c'è la femmina e consuma, come vi ho detto, gode nel farlo, si ricorda come farlo, eccetera, eccetera. E questa è la sua storia dopaminergica. Cioè, nel nucleo accumbens di questo ratto, vediamo che appena mettiamo la femmina, vuol dire c'è la femmina ma non la puoi ancora raggiungere perché è chiusa la porta, già la dopamina esplode. Poi, quando finalmente rimuove la porta, la serranda, la dopamina va ancora più in alto e poi ci sono quelle lettere I-E-I-E-I-E, che significa in missione peniena, vuol dire c'è riuscito, e l'altra eiaculazione. E quello lui la ripete per tutto il periodo dell'osservazione. E questa dopamina rimane alta per tutto il periodo dell'osservazione. Poi finalmente l'animale diventa sessualmente esausto e anche la dopamina segue la stessa storia. Rewarding effect of aggression, cosa significa? Anche ammazzare per il ratto è piacevole. Come facciamo a dire? Se mettiamo una gabbia, un ratto maschio, con una femmina, lui praticamente non fa alcun atto di violenza, ma se sostituiamo la femmina e mettiamo una maschio, questa volta si aggrediscono e il ratto della gabbia di solito cerca di uccidere quello che viene, o il topo, anzi, a volte. Però se poi lo togliamo e diamo al ratto abitante della gabbia la possibilità premendo una leva di aprire quella porta, lui lo fa con un'energia come quella del cioccolato. Adesso, vabbè, queste sono le ricadute, forse gli risparmio, però voglio finire facendovi vedere direttamente un brevissimo filmato dove si vede come veramente i ratti, bevono l'alcol quando ne sono dipendenti. Questo dura pochissimo, poi concluderò con una parola di incoraggiamento. Premi la leva e poi si rivolge nel settore a fianco dove c'è qualcuno che gli offre da bere. Specialistiche, che uno magari perde la visione generale e diventa praticamente un super esperto di una determinata materia o di una parte di una determinata materia. Questo è meno divertente che non avere una visione anche generale. Lo diceva Claude Bernard molto tempo fa, diceva: l'arte sono io, la scienza siamo noi. Ed è giusto, però adesso la scienza siamo noi vuol dire un esercito troppo grande. Ricordo che Hans Selye, dove io sono stato per un periodo un po' breve, lui è quello che ha scoperto praticamente introdotto il concetto di stress. Hans Selye, alludendo a George Palade, mi diceva: vedi, quel genio ha scoperto uno strumento straordinario che gli riduce di un milione di volte il suo campo visivo. Va bene, grazie.